E salve ragazzi, io sono Fab Linker e oggi siamo qua su The Last of Us parte 2. Per andare avanti, ammetto che non è che sia molto invogliato ad andare avanti dopo quello che è successo nello scorso episodio, perché per me ha avuto veramente tanto impatto, veramente tanto tanto impatto, e mi ha veramente, come dire, distrutto emotivamente parlando, ma cioè, dettagli. Però dobbiamo farci coraggio e andare avanti. Allora, ripartiamo su. Non cincischiamo, dai. Mamma mia. Che desolazione, veramente, che. Ma mi sa che qua non ci sono quelle snipe, perché si va troppo lenti, secondo la mia opinione modesta. Qui adesso andiamo a casa di Joel, giusto? Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Comunque ripeto, Naughty Dog ha avuto un bel coraggio a fare questa scelta, che sia apprezzabile o no. Da una parte l'ho apprezzata veramente tanto perché è questione di maturità, nel senso. Hanno avuto un coraggio veramente indescrivibile per ammazzare un personaggio principale, cioè una serie amata da milioni di giocatori, incredibile. Dall'altra parte non l'ho apprezzata perché ammazzare un personaggio così amato, amato anche da me, sinceramente non è che mi abbia fatto impazzire, però posso capire il senso di tutto ciò. Ecco, non è che dico che è un gioco da merda per questa cosa qua. Il gioco continua a rimanere spettacolare, spettacolare. Rendiamoci conto che questo è un gran gioco al momento. Poi non si sa come sarà più avanti, ma da quello che vedo fino adesso siamo al 10% del gioco, perché dovrebbero essere 30 ore se non sbaglio. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Adesso Andiamo. sto bene, non mi pare però. Io ti aspetto qui. Questa era la casa di Grazie. Joel, dove lui viveva. Gigante del passato Demonico. dei Nonico. Una bella giornata. Questo è un disegno che gli ha fatto Ellie. Mi piace pensare che Joel, dopo questa morte, sia con Sara in un mondo migliore. Sarebbe una gran bella cosa. Con la sua vera figlia. Farebbe molto piacere sapere questa cosa. Molto, sì, molto piacere. Ovviamente è un gioco, chiaramente non sono persone reali, però ti ci affezioni come se fossero persone reali.
Un gufetto. Cosa è scritto? Li fa leggere, va? Ah, no, ha fatto la foto del gufo. Ma ha scritto altre cose nel diario, secondo voi? Eh sì. Bocca sa di ferro, canto e le ferite si aprono. Riaprono, tu eri il lieve vibrare del nylon, l'odore di olio per legno. Note sature, le corde di ferro sono più vivaci. Le corde di ferro suonano, vibrano cristalline. La tua risonanza è stata fraintesa, generando disarmonia, condannandomi alla ruggine. Condannandomi alla ruggine, mi resta l'ultima conversazione avuta. Ridondante come accordi di sequenza, melodia di sangue. Chi sono? Vabbè, tu mi hai detto che si chiamava Abby. Insomma, ci è rimasta sconvolta, come è normale che sia. Sono rimasto io sconvolto, figurati. Come ti capisco. Andiamo. No, c'è ancora un'altra stanza. Ciao, va, la faccia distrutta, Ellie. Comunque sì, qualche calo di frame c'è, eh. Vabbè che per la PS4 è comunque un risultato straordinario. Quante chitarre. Madonna. Le mie promesse al tramonto valgono quanto le altre. Se non sbaglio, quella era la giacca con cui si erano conosciuti, se non sbaglio. Dovrei giocarmi il primo The Last of Us, giusto per vedere alcuni collegamenti che magari non mi ricordo del tutto, perché l'ho giocato l'ultima volta 2 anni fa, mi pare, 2 o 3 anni fa. Ah, con Sara, questa foto me la ricordo. Eh sì, sta foto me la ricordo. Questa era con Ellie però. Quanta roba che aveva. Aveva davvero un botto di chitarre. Davvero tante. No, vabbè. L'orologio. La battuta dell'orologiaio. È ora di uscire, dai. Sì, Vuoi scendere un attimo? tutto a posto? Sì, è solo. Vieni e basta. E che è successo?
E quella. Ah, ho capito chi è, sì, la cosa da. La capa, diciamo, di tutto. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Addirittura. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di uscire di nascosto. Già. A piedi? Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Questa mi ha fatto Va ridere, bene. però. Partite ora, finché c'è luce. Vabbè, ah, sì, il viaggio per Seattle il giorno 1, immagino. Che spettacolo, le ambientazioni sono bellissime. Aveva un cacciatore addosso, voleva fugarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo, hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungibile. 10. Wow, cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Secondo me la butto lì. Loro erano parte delle luci. E infatti Joel gli ha rubato praticamente Ellie. Ecco perché erano molto arrabbiati con Joel. Infatti Ellie non l'hanno ammazzata. Joel sì. E lì forse il motivo. Poi la butto lì, magari è una cavolata che. Una cosa che sto sbagliando clamorosamente, potrebbe anche essere. Però. Secondo me potrebbe essere anche così. Ellie, au. Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Siamo vicini a Seattle. A uno può che scende da qua. Ok, scendiamo allora. Pensavo che non si potesse.
Volevo un po' vedere in giro, ma... Ah, qualcosa c'è. Supereroi. Domanda, se potessi avere un superpotere, quale sarebbe? Forse... l'invisibilità? Scelta interessante. È solo per spiarmi, vero? Sì, sì, esatto. Ok. Immagino che ora possiamo tornare sul cavallo, eh. Comunque, stiamo per arrivare a Seattle. Ci stiamo anche buggando in mezzo ai pali e alle macchine. Questo è un altro discorso. C'è qualcosa qui? Potrebbe esserci qualcosa in sta macchina. Non so, mi puzza di... No, non c'è niente. Nada de nada. Ci siamo. Forse mi sbagliavo. Allora sai dove stai andando. Cioè, ma com'è diventata Seattle? Cioè, è strepitoso. Strepitoso, ragazzi. Ma di qua o di là? No, mi sa che è di qua, perché... Almeno, a logica direi di qua. No, qua non c'è niente. Mi sto guardando un po' attorno, vedere se trovo qualcosa, ma mi sa che non c'è nulla di nulla, Però qui mi intriga sto posticino, Stai con Shimmer. Sì. Vabbè, andiamo dentro. Oh, almeno possiamo creare roba. Sì. Una carta. Fa vedere. Si può? Sì, si può. Allora. Ok, giriamola però perché sennò. The Starfire Kids. Veri nomi. Emiru e Sora Oshi. Mente 60, forza 60. Affiliazione Society of Champions. Quando avevano solo 14 anni, i gemelli Emiru e Sora Oshi hanno trovato un meteorite nei boschi intorno a Kyoto. Al solo contatto in masso conferì entrambi i poteri degli astrocinesi, ovvero la capacità di assorbire luce stellare e tramutare in energia. Presi in custodia dalla Society of Champions, i ragazzi studiarono sotto la guida di Tesseractor e impararono a studiare i poteri con la saggezza, finché la natura iperprotettiva del mentore non li spinse a fuggire. Ora vivono in strada cercando di dare senso e scopo al loro dono. Eroi. Sì, è comunque bello che sono tutte collegate queste carte, storicamente parlando. Una cosa molto bella. Che mi piace. Questi sono dei bei collezionabili nei giochi. Sono quelli che ne vale veramente la pena, secondo la mia opinione. Questa è una mappa di Seattle. Cioè, mi ci gioco quello che volete, anche se ormai penso che sia difficile capire dove sei a Seattle. Cioè, è tutto un'erba, praticamente. Vabbè. Ok. Abbiamo controllato abbastanza. Una mappa turistica. Beh, è già qualcosa. Eh beh, butta via. Torniamo a cavallo, va. Tutto molto tranquillo comunque, forse anche troppo. Ecco che dicevo prima io. Nascondiamo bene i nostri avamposti. Lo so, è questo a spaventarmi.
Aia, si sta innervosendo il cavallo. Ma c'è qualcosa. Oh, e questa è la ZQ. Già. Occhio alle sentinelle. Sì, smontiamo. Forse un pochino è il caso, in effetti. Di non sta troppo sul cavallo, in bella vista. Però cavati. Sembra ci siano delle crepe sulla parete in alto. Le vedi? Sì, ma dobbiamo riuscire ad arrivarci. Quello è il problema. Due F, intrusi uccisi a vista. Sempatici. Ma mi sa che ormai è tipo disabitata sta Dove sono? postazione. Hanno messo un avviso. Significa che c'è un ingresso. Allora, quando arrivi a cancello, cerca un soldato di nome Kieran. Digli che ti mando io, con segnale di Kido ti farà entrare. Buona fortuna. Che chilo di erba. Visto che siamo in tema. Niente, oh. Ah, oh, sti cassetti hanno spaccato le palle, però. Lo posso dire con molta sincerità. Non c'è niente. E dai, questo cassetto. Ma è un po' abbandonato, direi. Comunque direi che dobbiamo andare su di là. Però prima io andrei a visitare i posticini che sono qua dentro, no? Questo cos'è invece? Fedra, stadi di infezione. Stadio infettuni, Cordyceps ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima. Rapidi e agili, gli infetti a stadio 1 in genere viaggiano in gruppi. Non lasciate che vi circondino. Stadio infetto 2, si nascondono e tendono imboscate alle vittime. Spesso girano la parete per attaccare alle loro spalle. Avvicinatevi con cautela guardandovi attorno. Stadio infetto 3, completamente ciechi. Udito molto acuto, usano l'ecolocalizzazione per scovare la preda. Stati lontano. Gli infetti al stadio 3 sono noti per gli attacchi feroci e estremamente letali. Stadio infetto 4, evoluzione rara ma molto pericolosa dell'infetto al stadio 3. Sono dotati di incredibile forza e sono in grado di lanciare proiettili acidi. Non affrontare tranne se assolutamente necessario. Quindi insomma, non affrontiamoli, Qualcosa di niente. utile? No, Il resto è Dina. morto. Un cavolo. C'è nulla. Non c'è nulla. Vabbè, 0 di 0. Mi sa che hanno tutto svaligiato qui in questi dintorni. Sono gabbie. Celle di detenzione. Le usavano anche a Ma io Boston. potrei creare qualcosa, no? Niente, non posso creare nulla. Bello. Diario, ho scritto qualcosa di nuovo? No, quanta roba ha scritto? Questo l'avevamo già detto. Idaho Fall. Stavolta Dina ha catturato tre lepri. Ha imparato a costruire trappole dalla sorella e funziona alla grande. Dalla sorella e funziona alla grande. L'appetito non mi è entrato ancora, però mi sto sforzando di mangiare. Twin Falls, trovato un accampamento lungo la superstrada, sera di Tommy non può avere più di un giorno di vantaggio. Si sta avvicinando a Boyce, Dina insiste per fare il giro. Io non voglio allungare il viaggio di 2 giorni. Quei cacciatori ci hanno teso un agguato, peggio per loro bastardi. È successo mentre passavamo all'area al setaccio e stavo cercando Dina. Sono felice che sia venuta, mi piace da morire. Baker City, abbiamo incontrato una mandria di cavalli selvatici, tenevano da debita distanza. Poi Dina gli ha offerto la nostra frutta e ci hanno inseguiti per qualche minuto. Ci voleva la macchina fotografica, non l'ho mai vista sorridere a quel modo. Per mezza giornata non ho pensato a WLF o a Joy, e ora mi sento in colpa, addirittura. Non riesco a dormire, continuo a vedere lui con la testa. Dina non ha una bella cera, forse ha preso l'influenza. La sua presenza mi tranquillizza, vorrei ricambiare in qualche modo. Yakima ha trovato un altro campo lungo la superstrada, non è detto che si tratti di Tommy, ma sono 2 settimane che non incrociamo anima viva. Dita incrociate. Va bene. Questo non l'avevo ancora visto? No? Ok, siamo a posto. Abbiamo solo 9 qui. Qui non possiamo fare niente, vabbè. Niente.
non possiamo far nulla. Allora, penso che di qua, se si riesce a passare, potrebbe essere una bella cosa. Wow, tre pezzi, ottimo. Ma mi sa che di qua non si può passare. La butto lì. Allora, un modo per andare lassù, volendo, ci potrebbe essere, anche se non penso che riesca a saltare così. Come dire. Eh no, non ce la fa. Quindi, come possiamo arrivarci lì? Ah, posso scrivere una cosa però. Che ha scritto? Intrusi uccisi a vista. Quanti siete? Quante persone avete ammazzato? Più che altro è quello il problema. Ok, io ho capito. Ma mo, che dobbiamo fare? Erano soldati della ZQ. Vedi le uniformi Fedra? Pensi sia stato il VLF? Sì, li hanno lasciati qui, come avvertimento. Razza di squilibrati. Diciamo che non è gran bella gente questa. Se mai come ci arrivo lassù? Deve essere un modo. Ah, ma sono un pirlomane. Un attimo, ragazzi, eh. Che in qualche modo ho capito. Sì, suggerimento. Adesso lo so. Me lo dà ora il suggerimento, che già lo so. Grazie, gentilissimo, ma ho già capito come fare. Ecco. Bene. Dina, dove sei? Perché sei giù così? Dina, ehi, fammi salire. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene? Speriamo di riuscirci. Allora, malissimo, Dio. Equilibrio? Vabbè, non ho avuto bisogno. Aia, 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 aia. Tutto ok? Forse. Appunto. Ma stavo morendo, niente di serio. Non c'è più nessuno qua, veramente. È spettrale. Cioè, sono quei bastardi. È come se non ci fosse anima viva. Vabbè. Andiamo avanti. Ci saranno sicuramente degli infetti. Cioè, non averne visto ancora uno mi fa molto strano, eh. E questo che c'è? No, una stanza segreta. Fantastico. Credo. Eh sì. Collezionabile. Giriamo un attimo e leggiamo tutto quanto da lì. Chessmaster, vero nome, Caleb Sophos. Mente 100, forza 40. Affiliazione nessuna. Dopo un incontro con l'eroe multidimensionale Tesseractor, tutti con Tesseractor comunque ce l'hanno, il genio del crimine Caleb Sophos iniziò a vedere istantaneamente ogni possibile esito delle sue scelte. Assunse il nome di Chessmaster per la sua capacità di calcolare in anticipo decine di mosse, come uno scacchista, ma il suo potere si rivelò non privo di costi.
dopo aver pianificato ricchi colpi per i suoi colleghi. Infatti, la conoscenza dell'infinita possibili dell'infine, dell'infine possibilità lo sprofondò nel dubbio. Lo sprofondò. Sì, che cazzo dico? Vabbè, ancora oggi ha bisogno degli altri per prendere qualsiasi decisione. Quindi non è uno che non è molto deciso come persona, cioè, a quanto pare, molto insicuro di sé. Una lettera. Una lettera. Zelda. Bel nome Zelda. Quando la tua unità avrà preso il cancello, apritelo e coordinatevi con quella di John. Abbiamo già infiltrato dei nostri tra i rifugiati. Nessun membro della Fedra deve sopravvivere. Una volta preso il controllo dell'area, offri accesso ai rifugiati in cambio della lealtà a WLF. Lotta per sopravvivere. Isaac. O Isaac. Mi sa che è meglio Isaac, eh. Più inglese Isaac, mi sa che si chiamava così. Buono, 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 buono. Mi ha scoperto questa stanza segreta che non era facile, in realtà. Madonna che botta. Allora, ecco. Già il mattone mi fa capire che c'è qualcosa che non va. Ecco, già lì abbiamo capito molte, molte cose. Fucile non l'ho ancora usato. Effettivamente. La bottiglia me la fa prendere? No, al massimo. Ok. Come non detto. O forse me l'ha dato per spaccare la finestra ed entrare. In effetti potrebbe essere una cosa un po' più veritiera. Che casino. Vabbè, infetti non ce ne sono, so sarebbero già arrivati in massa, credo, dopo questa botta che ho dato. Un'altra lettera, ma è pieno di lettere sto gioco. Allora, ma mi sa che tipo sono dei codici. Ah, sono codici. Vabbè, questi sono tutti codici che potrebbero servirci, non so leggerli perché non ha senso. Sì. Ah, c'è anche Gira, ok. Stiamo preparando una grossa operazione e Isaac ci ha chiesto di rastrellare il centro della ricerca di La base risorse. del Serevena. Esatto. Recupera È della già qualcosa. benzina dal garage e del tribunale e della cupola, e porta al rifugio della base del Serevena. Ricevuto. Strano. Un generatore. Potrebbe servire, in effetti. Ah, funziona ancora. Mi faccio caso. Un attimo però, eh. Non c'è nient'altro, vero? Questo posto non. Ah, sono delle casse. Allora andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, colleghiamo questo generatore. Bisogna attaccarlo qua, immagino. Ho sentito un rumore, pensavo fosse un infetto, vi Ah, giuro. merda. Ottimo. Ma prima esploro, amica mia, amica Dina, anzi amica morosa, potrei dire fidanzata, più che altro, più che amica, perché d'amico c'è ben poco. Cioè, appunto che, cioè, ho detto molte critiche al gioco solo perché Ellie è omosessuale. Ma che ca... Ma raga, cioè, ma come. Ma il perché? Si sapeva già da Left Behind che era. Cioè, che era lesbica. Cioè, già si sapeva che lo era. Non capisco quale sia la. Il modo. Cioè, perché farne un casino mediatico? Non ha veramente nessun senso. Nessun senso. Scusate il mio sfogo, ma volevo un po' parlarne con voi perché sto leggendo cose veramente che mi fanno dubitare del quoziente intellettivo che le persone possano avere, della maturità intellettiva. Cioè,
perché veramente mo la gente è stupida, cioè veramente per... tutto sto casino per un gioco solo perché una ragazza è lesbica, cioè io veramente non concepisco queste cose. Sì, sono una persona molto moderna, nel senso che per me uno può essere quello che vuole, come giustamente dovrebbe essere, poi, cioè, capisco quale sia lo scandalo dell'essere se stessi, vabbè. Allora, apriamo qua, dai, intanto che facciamoci vedere vive. Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Allora, dobbiamo trovare il modo di andare su e superare quel posticciattolo lì. E il modo c'è. Dove ho messo il mattone? Ne avevo uno e l'ho sprecato per le peggio cose. Beh, la moto non me la creo tranquillamente, non ci siamo. Però non posso creare nient'altro, quindi... Vabbè, ascolta, io... Sai che vi dico? Tanto, a sta difficoltà non dovrebbe essere un problema avere munizioni in quantità... Che tanto abbiamo, tipo, cambia arma. Ma sai che vi dico? Io metto qua di Joel. Sinceramente. Giusto per una cosa affettiva. Intanto apriamo sto cancelletto, va? Ottimo. Quante cose. Possiamo fare qualcosa o... oppure no, solo 26. Non posso fare nient'altro. Ricevuto. E mo che devo fare quindi? Per andare lassù. Ma diciamo di sì, so che non trovo il... cioè, o meglio, è qua sopra. Ma non so come aprirlo. Forse devo cavare... Oltre a qui non ci arriva. E mo? Ma io non ci credo. Ma vuoi scommettere? No, vabbè. Cioè, sono dei particolari veramente belli da vedere in un gioco. Sono dei bei particolari. Prendiamo un sasso, un mattone per il futuro. Sono bei particolari questi, ragazzi. Veramente molto molto belli. Ok, ora in teoria posso aprire la porta. No. Qual era? Un attimo. Non me lo ricordo. Tipo, guarda, qual era? Codice cancello 0512. Zero, cinque, uno, due. Sì. Bel lavoro. Ah, Cristo.
Mamma mia. Povero il cavallo. Si è preso un colpo quel cavallo, poveretto. Bene. E finalmente abbiamo aperto questa grandissima porta. E ora? Ho trovato un biglietto. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarlo. Non so, perché sembra una marca di cerette. E lo facciamo parlare. Di qua. Forza. Strano che non ci sia nessuno comunque. Infatti. Oh, merda, guarda. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ok. Cerchiamo di passare il cancello Febbra Merda. Originale. Dritto al punto. Il Febbra Merda. Andiamoci a dare un'occhiata. Ma che ben cancello. In quel messaggio ce n'erano diversi. Sì, ma non c'è la corrente, mi sa. Prima dobbiamo ripristinare la corrente. Se a Boston ti avessero beccato a scrivere certe cose, ti avrebbero pestato a sangue. Come minimo. Bei posti queste ZQ. Ok, qui non possiamo far niente. Però col cavallo. Non si può andare di là? No, niente. Come non detto. Qui c'è qualcosa. Potrebbe essere interessante. Credo. Censimento. Ah, sono tutti i mesi i censimenti della popolazione, mi sa. Sergente Ward, le reiterate azioni di disturbo del WLF sommate agli attacchi degli infetti e alle infestazioni di spore ci hanno impedito di rispettare le quote di distribuzione dei viveri. Chiudete l'accesso alla città fino a nuovo ordine per alleviare il carico sulle scorte di cibo. Procedete con i rastrellamenti ed espellete ogni criminale catturato. Tutti i crimini di sovrana classe sono da oggi passibili di espulsione. Il tempo stringe. Tenente Torres. Qui sono morti di fame questi. Sono morti da fame praticamente. Ok, avanti. Niente ma benzina. Manca la benzina. Come in Days Gone. Ora che facciamo? Andi qua. Manca sempre la benzina, non so perché in tutti i giochi. Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare questi posti? Montiamo in sella e vediamo. Beh, mi sembra ottimo. Di qui. Penso di sì. Che spettacolo. Veramente. Che visuale. Beh, dove siamo? Ah, addirittura la mappa. Auguri. Direi che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno. Fuck Federal Gate. Mi ricorda tipo le mappe di Silent Hill. Vabbè, allora. Quindi siamo qui. Io direi che possiamo chiudere qua in realtà il video per il momento. Penso che l'esercito abbia bombardato il tappeto. Siamo arrivati a buon punto. Beh, a volte erano costretti a distruggere i quartieri in mano agli infetti o dai ribelli. Mi sembra eccessivo. Beh, di solito funzionava. Con
gli infetti o i ribelli? Entrambi. Merda. Credimi, sei stata fortunata a non crescere in una ZQ. Comincio a pensarlo anch'io. Chissà che avrei fatto fossi rimasta. Forse sarei entrata in quell'esercito di stronzi. Impossibile. Non ti ci vedo a prendere ordini in muta. Già. Ti detto tra noi, credevo che la ZQ di Seattle fosse molto popolata. Già. Forse sono tutti nascosti al Serevene. Secondo te quanti sono i membri del WLF? Beh, almeno 8. Speriamo di non avere sorprese. Andrà tutto bene, ma dobbiamo stare allerta e cercare scorte utili. Cosa ha segnato? Ah, punto interrogativo. Niente ragazzi, allora a posto, direi che può essere tutto. E ci ribecchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.